Namaste, benvenuto in questo video dove ti farò vedere degli esercizi di yoga per andare a sciogliere il corpo alla fine di un allenamento intenso per la parte inferiore del tuo corpo, quindi gambe e glutei. Ti chiedo di portarti prima di tutto seduto o seduta nella posizione che preferisci, per stare a gambe incrociate oppure seduto sui talloni in ginocchio. Ti chiedo di portare l'attenzione all'interno del tuo corpo e magari, siccome hai fatto attività intensa, focalizzarti sul battito del tuo cuore e sentire quanto è potente, quanto è forte. Se invece è già un po' che sei fermo dall'attività intensa ed è passato qualche minuto di più, porta solo l'attenzione al respiro. Osserva il tuo corpo come sta in questo momento. Per fare questi allungamenti, questo yoga, ti vuole una cintura che può essere anche un asciugamano, una sciarpa e un cuscino che può essere anche una coperta ripiegata più volte. Se non hai tutto questo, prova a trovare dei supporti che possono essere simili. Come prima cosa, ti chiedo di portarti dalla quadrupedia, vado a portare il ginocchio destro tra le mani prima. Se il tuo bacino, cioè se ti capita di cadere da su un fianco, magari hai bisogno di portare un supporto che ancora può essere il tuo cuscino sotto il gluteo destro. La posizione avanzata sarebbe con la tibia esattamente parallela al lato corto del tappetino, visto che anch'io non sono il massimo. Sarò in questa posizione. Poi vai su col polpastrelli e cerca di muovere avanti il fianco sinistro, indietro il destro. Allunga bene i fianchi, poi cammina avanti con le braccia e chiuditi con la fronte al pavimento. Vai a portare il respiro nel gluteo destro. Nella zona lombare destra. E lentamente porti le mani ai lati degli occhi, spingi via il pavimento e vai ad allungare un pochino anche la parte alta del tuo corpo, portandoti nel cane a faccia in giù, aprendo bene le spalle, tenendo forte sotto tutte le dita delle mani e guardandoti l'ombelico. Se le tue gambe per stare distese fanno questo alla tua schiena, tienile flesse, tieni la pancia aperta, le cosce come se tu avessi un foglio di carta tra le cosce e la pancia e porta il bacino in alto e indietro. Quando sei qua, stendi una gamba per volta, usando il respiro. La prossima volta che inspiri, porterai il ginocchio sinistro tra le mani, come hai fatto prima. Se ne hai bisogno, porti un supporto sotto il gluteo sinistro questa volta. Allunghi bene i fianchi, muovi avanti il fianco destro, sali col cuore ed espirando, scivoli avanti e lasci la fronte al pavimento. Cerca di portare il respiro più lento e più lungo che conosci. Ora riporta le mani ai lati degli occhi, spingi via il pavimento e ti riporti di nuovo in Adho Mukha Svanasana, il cane a faccia in giù. Cerca di questa volta stendere bene le gambe. Se non tocchi per terra la tua colonna, lasciala allungata, sali sulla punta dei piedi. Ed espiro, prova a far uscire le ginocchia da dietro, a far uscire le cosce in alto e indietro. Non crollare con le spalle, spingi forte sotto tutte le dita delle mani, apri le spalle, lascia la testa cadere verso il basso. Da qui ti riporti in quadrupedia,
E ci portiamo sdraiati con la schiena a terra, con le scapole ben infilate sotto la schiena, e andiamo a fare l'allungamento ancora della parte dietro del nostro corpo. Tieni il piede sinistro a martello, ben puntato. Se vuoi puoi portare il piede attaccati al muro. Poi porti il ginocchio adesso nel petto, apri bene le spalle. Qui ti verrà a servire la tua cintura o la tua sciarpa o quello che hai trovato. Vai a portarla dietro al tuo piede, al centro. Ora porta il ginocchio, puoi usare anche un elastico. Porta il ginocchio verso la spalla destra, inspiro, ed espirando prova a stendere la gamba. Se la tua gamba è qua giù va benissimo lo stesso, qua giù non succede nulla. L'importante è che i tuoi fianchi siano sulla stessa linea, quindi quando tu tendi la gamba verso l'alto o comunque sollevi una gamba, anche il fianco si solleva. Quindi prova, tipo succede questo, prova a portare il fianco verso il basso di modo da avere l'esias, cioè l'essicina del bacino, sulla stessa linea. E ogni volta che espiri, prova ad avvicinare la gamba al tuo naso, piede verso il naso, e ogni volta che espiri stendi bene il fianco verso il basso, allunga tutti i due fianchi allo stesso modo. Ora afferra con entrambe le mani, con entrambi. Ora afferra entrambi i lembi della cintura o di quello che hai preso con la mano destra, ancora senza sollevare il fianco destro e neanche il fianco sinistro, hai il sacro incollato al pavimento, apri la gamba destra verso l'esterno. Non deve succedere questo, deve rimanere tutto incollato al pavimento e sulla stessa linea. Tieni sempre le spalle a terra, tieni il piede a martello e la gamba distesa. Inspirando, torni al centro, afferri con la mano sinistra la cintura e ora porti l'esterno del piede sinistro a terra, sempre con la gamba attiva. Adesso puoi sollevare il fianco e facciamo la torsione tenendo la gamba distesa. Il braccio destro rimane a terra con la spalla ben incollata. Se vuoi aumentare la torsione, puoi puntare lo sguardo alla mano destra. Inspirando, torno al centro, sciolgo la cintura e porto questa volta la gamba destra allungata a terra, porterò il ginocchio sinistro al petto e andrò a portare la mia cintura dietro al mio piede. Una volta che ho la cintura dietro al piede, sistemo il fianco che vada verso il basso, le spalle bene aperte e resto. Ognuna di queste posizioni puoi in realtà tenerla anche fino a 2-3 minuti l'una, se riesci, anzi forse sarebbe anche indicato, io adesso ti faccio vedere il minimo indispensabile per poter avere un benessere psicofisico. Mentre sei qua, ricordati che il tuo corpo ti ha permesso di fare tutto quello che sei riuscita a fare durante il tuo allenamento. Onora il tuo corpo. E amalo. Ora, tenendo i fianchi sulla stessa linea e allungati allo stesso modo, mano destra sulla sias, sull'anca destra, apro la gamba sinistra verso l'esterno senza sollevare nessuna delle due anche, il sacro appiccicato al pavimento e il piede destro resta a martello. Fai respiri lenti, lunghi e profondi. Inspirando, torna al centro, afferra con la mano destra la cintura. Ora porta l'esterno del piede destro a terra, la gamba destra verso, sì, scusa, la gamba sinistra verso destra e la mano sinistra sulla linea della spalla e lo sguardo va dall'altra parte. Tieni le spalle incollate al pavimento, tieni le gambe tutte e due ben distese.
Senti il respiro andare nella zona lombare e scorrere bene tutto il fianco sinistro. Inspirando, torno al centro e ora vado a portare entrambi i piedi all'interno della mia cintura, che ripeto, può essere qua, può essere qua, può essere là, può essere dove ti pare. La cosa importante è che le tue scapole siano appiattite bene al pavimento e che i tuoi piedi siano leggermente separati tra di loro a martello, quindi con le dita e l'esterno dei piedi che vengono verso di te. Il sacro bene incollato, non fare questo, lascia il sacro incollato al tappetino e espiro e avvicino le gambe al mio naso. Porta gentilmente le ginocchia al petto, sciogli, puoi tenere la cintura vicino, ti porti su un fianco e poi di nuovo seduto o seduta. Ora con le gambe avanti, porti il piede destro all'interno coscia a sinistra. Cerca di avere gli ischi sulla stessa linea. Non fare questo, ma cerca di sentire le ossicine del sedere, gli ischi sulla stessa linea. Il piede sinistro rimane a martello, dita esterna dei piedi vicino a te, verso di te. Se la tua schiena per arrivare al piede fa questo, vai a prendere di nuovo la tua sciarpa, la tua cintura e portala all'esterno del piede. Cerca, mentre inspiri, di allungare bene i fianchi, mentre espiri, vuoi portare allungamento maggiore nel fianco destro e l'ombelico che va verso la gamba sinistra. Quindi inspiro, mi allungo, espiro, scendo dove arrivi. Se invece questa posizione ti è comoda, senza fare nessun tipo di yoga, ma continuando ad allungare il fianco, cerca di afferrare o il piede in questo modo, oppure se hai ancora maggiore mobilità, vai ad afferrare il polso destro. E cerca di portare le spalle sulla stessa linea, ma aperto, e le spalle, le scapole bene indietro, e lo sguardo è al piede avanti. Anche qui tieni stretto l'ano genitale ombelico per sentire maggiormente l'allungamento nella zona lombare a destra. Questa si chiama Janu Shirshasana, sarebbe testa ginocchio. Inspirando, sollevo lo sguardo, sciolgo la posizione. Ora posso andare avanti con la gamba sinistra e portare gli ischi uno davanti all'altro. Vai a prendere la tua cintura, la prendi con la mano destra, porti la mano destra, il gomito oltre l'orecchio e poi mano sinistra sul coscia sinistra. E vai a portare la spalla sinistra verso il ginocchio sinistro e vai ad allungare tutto il fianco. Cosa faccio con la cintura? Se riesco, vado ad afferrare il mio piede senza chiudere la spalla destra al pavimento, ma apro e andrò ad allungare anche tutto il fianco. Inspiro, riemergo. E ora andremo a fare tutte e due le cose dall'altra parte. Quindi stenderò la gamba sinistra avanti, scusate, la gamba destra avanti, piego la gamba sinistra, porto gli ischi sulla stessa linea, quindi ben dritto. Se ho bisogno userò la cintura, posso anche usarla e poi lasciarla. Piede destro attivo, inspiro, allungo i fianchi, espiro, porto l'ombelico verso la coscia destra questa volta. Allungo bene tutto il fianco sinistro, mi porto allungato alla gamba destra e apro bene le spalle, provo a chiudermi. Attivo, ano genitale ombelico, devo andare in bagno, non ho la toilette disponibile, porto l'ombelico attaccato alla colonna. Inspiro, sollevo lo sguardo, sciolgo la posizione, sfaso gli ischi, li porto uno davanti e uno dietro, vado ad afferrare la cintura con la mano
sinistra, porto l'abbraccio oltre l'orecchio e poi mano destra sul ginocchio sinistro e vado a portare la spalla destra verso il ginocchio destro. E di nuovo, se mi riesce, cammino lungo la cintura, arrivo verso il, vado, cammino verso il piede e cerco di aprire bene, portare il cuore verso l'alto. Inspiro, riemergo. Andiamo a fare l'ultima posizione, se riesci a farla, altrimenti la fai come la faccio io, che non sono il massimo. Allora, la tibia, prima la tibia destra, poi la tibia sinistra starà sotto, piede a martello, mi raccomando, i piedi sempre a martello, e l'altro piede lo porto sopra alla coscia destra, sempre i piedi a martello. Se questa posizione ti è molto scomoda, siediti sul rialzo, perché questo serve per aprire il bacino e andare a sciogliere tutte le tensioni. Se invece questa posizione per te è molto semplice, molto comoda, cammina avanti, chiuditi. Altrimenti resta qui come me. Mentre sei qui, osservati in questo istante, non andare da nessun'altra parte, perché scegliere lo yoga invece di fare del semplice stretching, perché stai portando la consapevolezza all'interno del tuo corpo. Non importa quello che tu abbia fatto, quello che tu stia facendo, l'importante è che tu sia consapevole di ogni singola parte del tuo corpo. Non perdere l'attivazione dei tuoi piedi, senti che il tuo bacino incomincia a sciogliersi. Prendi il piede sinistro, lo sposti avanti e sciogli la gamba destra. Ora sarà il piede sinistro con la tibia sinistra a essere di fronte a te. Sarà il piede destro ad andare sopra la coscia sinistra e di nuovo rimani qua oppure ti chiudi avanti e ascolti di nuovo il tuo corpo e lascia che i tuoi fianchi, le tue anche, lasciano andare. Può essere una posizione molto faticosa per qualcuno. Cerca di portare il respiro all'interno del tuo bacino, all'interno delle tue anche. Ricordati che puoi utilizzare dei supporti sotto i glutei, che puoi mettere anche un supporto tra il ginocchio e il piede, e che se il piede non arriva qua, ma è qua, va benissimo lo stesso. Ascolta il tuo corpo e onoralo, amalo, che è l'unica cosa con cui dovrai convivere per il resto della tua vita. Ed espiro, sciolgo. Stendere le gambe, qualche istante. Io ti ringrazio per l'attenzione e nel prossimo video troverai un'altra pratica per un post-workout. Ti ringrazio immensamente, mi auguro che tu possa davvero portare la consapevolezza nel tuo corpo, non solo mentre fai allungamento, stretching o come vuoi chiamarlo, ma anche durante il tuo allenamento perché ti evita l'infortunio. Io ti saluto, anima bella e namaste.